Amici, oggi siamo all'ospedale Salvini di Garbagnate Milanese, nella parte ormai non più strutturata dell'ospedale, non più agibile, quindi dismessa, ecco la parola giusta, Mauri. E siamo Gennaro Giannini, dottor Bernauri, oggi l'esplorazione 30 marzo 2019, ma magari forse lo diciamo dopo. Iniziamo l'esplorazione, Mauri. Oggi i cari amici sono in tutta l'era di ginnastica, ci ho voluto venire un po' in maniera diversa. Bene, e si inizia. Facciamo un'esplorazione. Allora, qua abbiamo, prendo la torcia. Divisione di neurologia. Prendo la torcia. Si vede meglio così. Neurologia. Ecco, se si vede, sì, qui è perché ci sono dei punti bui, purtroppo, ancora. Bellissimi posti esterni del giardino fuori. Somiglia un po' al... Sai cos'è? I palazzi fuori sono quelli del manicomio, quella là, il stile. Beh, infatti, neuro. cari amici, abbiamo trovato varie reparti. È impossibile in un giorno solo che riusciamo a vedere tutto, però... È grandissimo, eh. Questo è una sala di degenza. Non so, sì, sala di degenza questa è. Perché no, se... No, boh, non so. Minchia, lavello d'acciaio. Ah sì, no, qui facevano le visite, secondo me. Il lavello d'acciaio. Boh. O mangiavano gli infermieri. Ma continuiamo un po' sulla parte di là. Facciamo una rapida panoramica. Ah, ecco, centro diagnosi per la cura delle cefalee, tutto sulla testa, riguardante... No, ma qui era l'avanguardia, terapia del rilassamento Joffenbeck. Eh? Per me è nuova sta terapia. Ma sì, poi qui comunque era l'avanguardia su tante cose. Sì, infatti. Bene, continuiamo. No, qui era specializzato. Ictus. Come riconoscerlo? Qua se gli esami erano in corso, la vita per me. Esami in corso. Ah, quindi sì, questo era per gli esami. Gli ambulatori. Eh sì, qui c'è, andava sul balcone lì, perché qui c'era il balcone di degenza, c'è anche le stanze tante volte. Sì, poi faremo vedere, le stanze sono per la cura facevano anche vedere all'esterno, facevano stare il paziente all'esterno. Sì, sì. Se vuoi, lo dico io. Praticamente, vediamoci, quei balconcini lì, sono anche per la cura di... Sì, praticamente l'epoca. Per curare facevano stare i pazienti al sole, al freddo. Questa combinazione di sole e freddo la reputavano che facesse bene per la salute, ok? Quindi mettevano a volte i pazienti al balcone, al sole, al freddo. Per curare anche la tubercolosi. Sì, infatti, è vero. Sì. E quindi questo fa parte delle cure. Fa parte delle cure anche della tubercolosi. E il signor Salvini era medico qua, medico primario qua all'ospedale, che una volta si chiamava Santa Corona, poi ha preso il suo nome. Il signor Salvini ha dedicato tutta la sua vita
a curare la tubercolosi di, che c'era anche in queste zone. Siamo a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. Ecco, sì, sì, infatti. Studio medico. Ecco. Vi prego non sostare davanti alla porta del reparto di neurologia. Noi qui area viene sovrigliata, non sostare. Non dobbiamo sostare. Non fare il cuglione, non sostare. Continuare. Qua ambulatorio. Ambulatorio. Enrica Bonaccorti, ancora vecchia pubblicità. Oh. Ambulatorio neurologia. Sì, sì. Direttore dottor Marco, vabbè. Beh. E qua. Beh, bello quel quadro lì, eh? Sì, allora, ok. Qui, vabbè, qui è un po' più. Qua c'è un vari quadri. Come lavarsi le mani? Beh, prima di tutto per lavarsi le mani ci vuole un lavandino che funziona, non così. Poi ci vuole l'acqua e non solo la carta. C'è ancora la carta. Beh, bene, bene. E qua? Oh, Angelo Custode! Questa è la... 2015! Ecco l'ultimo anno. Sì, fa vedere bene, Mauro. 2015, l'anno in cui l'ospedale non c'è stato più. L'Angelo Custode. Angelo, sette miei. Sì, però. Beh, almeno insomma. Lì c'è le lastre. Sì, per mettere davanti le lastre con la luce dietro, eh? Sì, sì, infatti. Sì. Sì, le lastre. Beh, bene, questa è neurologia, laboratorio, ambulatorio. Ambulatorio. Sala riunioni. Sala riunioni. Se c'era una sedia ci sedevamo. Sì. Altri bagni, beh. Però allora, più che altro qualcosa l'avranno smontata. Questo è quello vecchio e invece poi hanno fatto il controsoffitto dall'altra parte. Varie stanze. La sala di degenza ma l'hanno distrutta. Dove c'erano i letti, ma che cosa avevano fatto io? Qua hanno rubato il ramo tanto per cambiare. Il rame. Qui ha fatto l'abbassamento, hai visto? Però hanno fregato. Sì, ecco, il controsoffitto che hanno messo. Sì. Ebbene, Mauri, qua c'erano le tende. Hanno messo le tende, si vede che veniva tanto sole durante il giorno. Allora, c'è stata qui. Perché aveva bisogno del fresco, ma vedi Mauri, erano già all'avanguardia. Alcune stanze l'ha vissuta perché sennò qui si crea. Allora, cari amici, questa è la parte dismessa, però tante parti erano già messe a norma con le norme europee negli anni 90. Perché? Perché si riteneva di sistemare questo ospedale Salvini. Invece questa parte vecchia, invece di sistemarla, evidentemente conveniva di più ed era più economico fare un altro ospedale e si è dismessa questa parte che era attiva fino al 2015 per costruire l'ospedale nuovo. Così quest'area è rimasta dismessa, eppure fa parte sempre dell'ospedale Salvini, però è in attesa di recupero. Intanto visitiamo. Sì, bene. Sì, no, no. Sì. Infatti, stanza climatizzata era già con le norme europee, vedete? Hai visto che ha fatto passare i cavi nuovi di Purtroppo. Lavoro nuovo. Ma hanno rubato tutto. Perché qui non c'era una volta, sennò è... Vedi? Qui bene. Secondo me c'erano i lampadari che venivano giù una volta. Sì, tanto tempo fa. Ma mettiamoci però magari. Sono le canaline a norma che mettevano per far passare i fili e tutto quanto. Sì, sì, sì. Ma portiamoci di là, allora. Sì. Bene, cari amici. Cari amici, qua ancora al San Vino di Garbagnate, nella zona dismessa.
Oggi siamo un po' tipo comfort, tutta, per fare un po' la cosa che siamo venuti. Qua è attorniato dai boschi, Mauro, dei boschi del parco delle Grotte. Sì, sì, ed è fantastico. Oggi è il 30 marzo 2019. Veramente siamo felici di venire qui perché questo è un urbex, è Mauro, è un urbex con i fiocchi. Sì, noi sempre guardiamo, allora, no, guardate che se io sono qua hanno tolto la mente, sì, se riesce ad entrare, ovviamente siamo ben accorti. Ben accorti perché? Ben accorti, perché questa zona dell'ospedale è stata dismessa nel 2015, quindi sono assolutamente pochi anni, sono 14. Sì, sì. Addirittura pochi mesi in meno, comunque quasi 4 anni che è stata dismessa la zona. Non è tipo il manicomio Mombello, che aspetta, quanto è stato dismesso? Il Mombello è l'ultima parte del 90. Negli anni 90? Sì, è vero, nel 92. Allora, mentre il manicomio Mombello è stato dismesso nel 1992, si parla sempre qua della zona della Brianza, a nord di Milano, l'ospedale di Garbagnati Milanese, provincia di Milano, è stato dismesso nel 2015. Quindi è una situazione un po' diversa, cari amici. Infatti. E allora bisogna stare un po' più accorti tutto ciò. E certo, c'è sempre un minimo di tensione. Sì, sì. Però bene, non tanto il discorso di fantasma ci va, il fatto di dire sì. Magari ci sono. Vabbè, però, magari ci sono tra le persone, la popola comunale. Andiamo, Mauro. Ok. Tu tieni la pila o la tengo sì, io? No, la tua pila. Pila che tu illumini, che vabbè, adesso dov'è che dobbiamo andare? Su un altro. A vedere un attimo la scala. Ecco qui, vabbè, ci sono stati dei atti di vandalismo, ma comunque è la scala che va su al secondo piano. Su di là, scala. Sì, cari amici, allora poi dopo saliremo su al secondo piano. Ovviamente in una sola giornata non potremo farvi vedere tutto, però faremo ciò che potremo. Questa è la nostra prima visita qui al Salvini di Garbagnato Milanese, intesi nella zona dismessa, perché poi c'è il Salvini nuovo che è a posto. Bene, questo quindi dopo saliremo al secondo piano. Ma adesso attenzione lì e facciamo un po' ancora le ali. Bellissimo, io vado a fare una panoramica. Sì, sì. Questo riprende proprio una zona di degenza, una zona di degenza, qua ancora dei lettini delle zone di degenza. Questo è il boschetto. Bene, Mauri, facciamo un po' di fotoricordo. Se vuoi illumina, Mauri. No, no, bene. Vari padiglioni. E si continua. Bene, Mauri. Ma intanto. Okay. Intanto facciamo quella zona di là, Mauri. Bene. Ho fatto tre quindi, foto così in giro. Qua vari bagni. E qui siamo in neurologia. Neurologia. Ecco, i servizi igienici sono per i degenti della neurologia. Sì, bene Mauro. Sì. Si continua. Quindi, cari amici, facciamo vedere un po' ancora la parte, diciamo, del piano rialzato, del pian terreno, piano rialzato. Con questo, cosa ci rimane? Questo androne principale, molto molto grande, per fortuna, abbiamo una grandissima fortuna, la giornata sembra assolutamente tranquilla e quindi siamo qua tranquillamente. E continuiamo la nostra esplorazione. Qua è interessante vedere, a parte... Poi ci abbiamo fregato il rame, beh,
purtroppo in tutti i posti dove c'è il rame ci sono questi. Qui sono venuti la notte, secondo me. Qui c'è tutto l'impianto, hanno fregato tutto il rame, c'è tutto l'impianto. Cari amici. Ma va, qui non saccheggiato la centralina. Vabbè, per evitare. Vedete, la parte esterna. C'ha uno, due, tre, quattro piani. Sì, abbastanza alto, diciamo, comunque. Una costruzione certamente non bassissima, comunque. Comunque c'è da dire, Mauro, niente. Sì. Finché. Allora, lato di rami, finché ci saranno i soldi di mezzo, ci saranno sempre queste cose. Addirittura hanno scardinato lì in alto. Bisogna fare un'economia diversa, non più basata su dare e avere, ma su qualcosa di diverso. Una diversa economia evita ladri. Devono aver lavorato sodo però, perché vedo che hanno scardinato. Devono aver lavorato sodo perché hanno addirittura. Cari amici, qua di notte. Hanno abbattuto addirittura il muro. Sì, sì, sì. Mica erano in tanti. Ma da altre parti. Casinato tutto. E questa è la parte. E allora riprendi, Mauro. Sì. La parte. Ah sì. Dove c'erano i carrelli d'emergenza ospedaliera. Ma vediamo questo piccolo androne tanto vale. Puttana Eva, qui hanno. Si è caduta, vabbè, ma qui. Sì, cade qualche calcinaccio. È l'umidità. Perché, sì, l'umidità fa cadere i calcinacci da sopra. Qua cos'è? Vedete, dottoressa Mali, ma non c'è niente. Boh, vabbè, si capisce. Bene. Studio dottore Coppola. Studio medico. Ma ci sono studi di dottore. Dove verificavano per i pazienti. Sì, bene, bombole ossigeno di scorta. Beh, adesso c'è poco. Ma qua c'è un altro studio. Un altro studio. Secondo me qui ricevevano medico. Anche magari ricevevano anche il privato qua. Magari facevano anche il privato qua. Tutto può essere. Comunque, facciamo un bagno con giro. Quindi abbiamo appunto i vari medici e ciò che i medici trattavano, quindi vedete chirurgia, cardiologia, anestesia, tutto. E bene. Sì, tutto. Qui, qui c'era, secondo me qui dietro c'era il lettino dove... Congresso nazionale. C'era il congresso nazionale, bene. Qua... Perfetto, cari amici, riprendi tutto, Laura, da lì, spiego un po'. Vedete? Fa capire bene che l'ospedale è terminato nel 2015, abbiamo il gennaio 2015. Nel 2015 in vari tronconi aprono di là, chiudono di qua. Quindi sì, per sì. Tutto il 2015, da gennaio fino a dicembre, si è chiuso di qua per aprire di là. Ed è rimasto il calendario del 2015. Sì, sì, sì. Questa è l'estate. Però bello quel calendario. L'estate è sempre bella. Vediamo se, se c'è. No, sì, che bello. È normale. Sì, questo è un calendario di quelli belli, c'aveva il dottore. Sì, mica calendario bello, il medico, il calendario bello. Bello, agosto. Sì, ma più bello luglio. È luglio perché c'è le ragazze che giocano a pallavolo. Luglio 2015. Oh, qui era dove faceva le... Vedi, qua c'era il... Sì, ma che casino. Qua... Hanno spaccato tutto, bene. Purtroppo. No, secondo me... Vedete, cari amici, forse si dormono la notte senza fissa dimora. Prima abbiamo trovato una busta dove che conteneva semplicemente roba da mangiare, spazzatura di roba da mangiare. Qua ci dormono la notte. Sì, dopo sì. Le 5 del pomeriggio andremo via. Bene, Mauro, quindi... Sì, allora diciamo pure, mettiamoci lì e sì, benissimo.
E quindi, cari amici, adesso, mano a mano, abbiamo fatto venire un po' il primo piano, anzi il terreno sopra, sopra piano mezzano, pian terreno, saliremo mano a mano al primo piano. Sì. Quindi Gennaro Giannini, dottor Bernoulli, al 30 di marzo 2019. Ok. Mi raccomando, se potete, se volete, iscrivetevi, mi raccomando, mettete un like, perché anche queste arti, Urbex. Praticamente è Maurizio, l'Urbex è entrare in questo luogo. Abbandonati. O dismessi. Per dare un nuovo impulso. E quasi quasi c'è un animaletto lì, l'ho libero dopo, che poi mi stanziona. Faccio il calendario. Sembra danza tipo tango, no? No, sì, tipo tango, molto bello, però è visto molto bello anche cavalli, però anche questo è bello, aspetta, Paolo, non sta bene, beh, bel mese luglio, sì, bel luglio sì, perché l'estate ci si libera di più. Ma d'estate ci si libera di più, quindi libera di uscire, quindi si cucca. Non vedo che arrivi. Però Mauri, tieni la videocamera. Sì, naturalmente, però già regolamento Urbex non è. Il regolamento Urbex non è un regolamento scritto, è una filosofia artistica. Allora l'Urbex non rompe niente, non toglie nulla, lascia tutto così com'è, semplicemente lo espone per la gioia artistica a che cosa? A tentare un recupero di queste aree. E a volte funziona per far notare il recupero. Quindi il nostro bel calendario del 2015, il calendario dell'ospedale Sardini rimesso a posto, noi l'abbiamo solo guardato. Sì, sì, ok. Si continua. Va al primo piano, Mauro? Sì, al primo piano. Quindi, bene. Bomba d'ossigeno, scorta. Va bene. Ok. Andiamo al drone. Andiamo al primo piano. Qua bellissimo da far vedere. Aspetta. Guardate che bello. La panoramica così. Rende, Mauri? Sì, artisticamente rende. A dopo, cari amici, andiamo verso il primo piano. Cari amici, stiamo riuscendo assolutamente anche in quest'Urbex, quindi sempre da Bagnato Milanese, provincia di Milano, al Salvini la parte dismessa. Abbiamo messo adesso la torcia, riusciamo a dare in luce. Questa Mauri, la maschera di un massaggio. Per le degenze che evidentemente non riuscendo a muoversi adeguatamente davano una maschera che adesso... Potrebbe essere anche la cromoterapia o qualcosa del genere. Cromoterapia. Anche per magari immettere delle sostanze che facciano bene alla pelle,
direttamente nella vasca. Quindi sì, tipo quelli con i bagni rossi. Sì, sì, magari lo sapevo riscaldata questa vasca. Quindi anche dalle manopole, vedete, è rossa. Non escludo che sia anche ultrasuoni. Non escludo che sia anche ultrasuoni questa cosa. Sì, sì. Varie possibilità per la degenza del malato. Sì, perché comunque è strana come vasca, si vede che per qualche cosa. Bene, quindi si continua, il 30 marzo 2019, bene, infatti, Denaro Giannini, tutta la madre, quindi pensiero che è incredibile, è un posto incredibile, è molto esteso. Praticamente è in disuso questo posto da 4 anni. Sì, infatti. È dal 2015, quindi adesso siamo nel 2019, assolutamente 4 anni. Sì. Il punto qual è? Un luogo in disuso da 4 anni, ovviamente troviamo più cose che in altri luoghi. Sì, questa era la scelta perché tanto si vede che ce l'avevano di là ancora nuove, magari. Sì, abbiamo notato, addirittura ci sono molte cose che sono anormali alla comunità europea, sì, quindi sì. Si tratta già, veramente, beh, scusate, 2015, quindi era già la norma, però hanno voluto fare un'altra parte perché evidentemente volevano fare un ospedale all'avanguardia e tutto. Però questo è rimasto così. Sì, infatti. Bene. Questa è la vasca e noi andiamo a continuare l'esplorazione. Bene, Mauro. Prendi pure la macchinetta. Sì, guardiamo. Qui è un posto di bagno. Continuiamo l'esplorazione. Continuiamo l'esplorazione. Ovviamente ci vorrebbe una settimana intera per visitare tutto questo ospedale. Noi in un giorno saremo possibile. Oggi è il 30 marzo 2019. Qua vari bagni, quindi questa è tutta la zona dei bagni. Purtroppo hanno rubato le rubinetterie e quindi rubando le rubinetterie hanno spaccato tutto. Per rubare i rubinetti, pensate che roba, per rubare i rubinetti dei danni. Attento Gennaro, di fatti mai. Questa è la stanza in cui venivano poi puliti i ferri chirurgici, i ferri che servivano, quindi qua abbiamo un lavabo, i ferri di chirurgia che servivano. Quello è un finestrino. Sì, da prendere l'aria. Vedete, cari amici, qua venivano puliti i ferri per la... Cari amici, quindi la parte medicina, settore A. Continuiamo a vedere questo ospedale, ma è enorme. Non sappiamo neanche se riusciamo a fare, già fatto una di sì, praticamente ci vuole una settimana intera, ma questa settimana non basta. No, è perché è organica. Però è già dall'inizio, prima che veniamo, dobbiamo seguire di Super Mauri, è già un buon inizio e si continua. Sì. Si continua. Bene. Andremo adesso, quindi, dopo il padiglione che abbiamo visitato, vicino a uno e saliamo e andiamo ancora a visitare il parecchio. Ma dopo saremo vicini.
cari amici, stando attenti che per terra abbiamo l'olio che qualcuno ha versato, siamo in una delle cucine dell'ospedale. Una cucina che a quanto pare è più una cucina casalinga, infatti, da... quindi evidentemente non è per le preparazioni dell'ospedale, ma era per gli infermieri, una cucina che usavano gli infermieri, che mangiavano qui, sì, il caffè, qualche piatto. Sì, infatti. Vieni più in qua, Mauro, magari. Infatti quindi, è tutto abbandonato, sì, con dentro genitori. Adesso mostreremo la cucina. Allora, qui ha messo il cespite che... Bene Mauro, prendi la videocamera e mostriamo. Stando attentissimi per terra, sì sì, ma... e quindi abbiamo tazzine di tutto di più, i piatti, le tazzine del caffè. Qua purtroppo hanno fatto cadere l'olio, questo è l'olio che è caduto per terra, vabbè. Lì vari... Cucina vari... era elettrica qui, cucina elettrica, me. Attenzione per terra. Non era gas, era elettrica. Qui, sì, infatti, fornelli elettrici. Sì, abbastanza moderna. Sì, assolutamente. Tenuta anche bene, tra l'altro, perché era nuova. Sì. Qui c'è il frigorifero. Sono rimaste ancora un sacco di cose. Qua il frigorifero. Il frigorifero piano normale. Beh, qua è nuovo, tenuto bene. Perché... Qui c'è sotto il congelatore. E sopra c'è la dispensa con tutto. Sembra che mi devi far vedere una casa nuova. Sì, ma... e qua... vari piatti, addirittura un camice, ma da cucina, da cucina, sì, vari poi... piatti, prendi quei piatti lì, come incredibile, sono ancora piatti del caffè, questi qui piattini caffè. Sotto, incredibile, con i ricami, che bello. Bene, bene, voglio vedere un po', tieni pure... No, qui è vuoto, se la sono fregata sicuramente, non so cosa c'era. Beh, qua sono tutti uguali i ricami, eh? Sì, credo, eh. Sì, sì. C'è un servizio di piatti. Beh, piatti richiamati. E sottopiatti. Quindi prendi da lì, Mauri. Piatti e sottopiatti. Da lì, da lì. Si continua, cari amici, con tutto con me. Si continua, cari amici, in questa che... Allora, da lì, ma in questa che era la cucina... Attento che spari troppo la luce su... Ecco, sì. E torniamo al nostro piatto e continuiamo l'esplorazione della cucina dell'ospedale. Ciao cari amici, si continua. E tutti vogliono lavorare all'archivio. Il posto è solitamente più ambito da chi lavora in questi luoghi. Si ricevono le telefonate, Mauri. Vieni da lì, Mauri. Si ricevono da lì, fa vedere tutto, che cosa sono dietro al vetro. Si ricevono le telefonate. E ogni telefonata è un documento da dare, consegnare, preparare. Se uno sa bene gestire la documentazione, l'archivio è il posto migliore dove lavorare. E cari amici, alla luce di questa bellissima giornata di sole del 30 marzo 2019, dell'anno giovanile di YouTuber Mauri, per stare in luce, ci mettiamo un po' la luce del sole, e leggiamo nel 2015, evidentemente a Natale, ma qua segna Natale, comunque perfetto 2015, forse allora è Natale 2014 per il 2015, comunque la poesia che ha scritto un bambino, è di gente qui,
nel 2000, perfetto 2015, posso arrivare a Natale 2014, sì, Mauro. Tenete in luce, Mauro. Sì, sì, sì. Perché sennò veniamo al buio, vero? Allora, perfetto 2015. Vedete, ha disegnato un pagliaccio, un bambino. Adesso ha disegnato un pagliaccio, un bambino, e ha scritto senza nome questa poesia. E praticamente, quindi, allora, perfetto 2015. Alla fine del mondo il tempo non sente ragione. Perfetto, sbandando, sogno numero 3. Rosa amata ieri, vivi e vai, un'altra estate, l'amore è un modo di vivere, quindi vivi un'altra estate. Certo, Natale, ma si sente la gioia per l'estate che verrà. Il viaggio, tu, gelosia, la gelosia c'è sempre di qualcosa. Sì, perché l'estate sia forse d'inverno, ma anche l'inverno della vita, sia gelosia per l'estate. Sei un pensiero speciale. Buon Natale, se vuoi, tra vent'anni. Do già l'appuntamento tra vent'anni, ragazzi. Una poesia di un bambino, allora, è come una fine all'inizio, in che senso? Era ciò che ci mancava, magari, da leggere. Allora, il bello qua fa vedere proprio psicologicamente, nella psicologia di questo bambino, cosa vediamo, Mauri? Sì, l'inverno, quindi lo stare nell'inverno, qual è l'inverno? L'inverno, la degenza in ospedale. Sì. Quindi in questo caso vediamo l'inverno e la degenza in ospedale. Quindi non solo come situazione di stagione, ma anche la degenza in ospedale. E l'estate, quindi finalmente si esce dall'ospedale e lì è l'estate. E quindi la degenza come purtroppo la fine del mondo, ma l'estate che viene. Quindi se noi siamo in una situazione, ma saremo nel bello. Il bello del pensiero dei bambini, qua rosa matta forse sembra più rosa matta. Forse bella come la rosa e con le spine è matta, quindi come la rosa, se sì, vogliamo. Sì, e questo è il vero pensiero del bambino. Non c'è rosa senza spine. Che sembra un po' così, però c'è tanta, tanta perfezione in cosa? Nella sincerità del bambino. E questa è una poesia scritta da un bambino, qua il Salvini, Garbagnate Milanese, l'abbiamo trovata al 30 marzo 2019. Perfetto 2015, il titolo. Sì. Se vuoi, tra vent'anni. Se vuoi, faremo un altro urbex, Mauro, il sole, ma che so, siamo all'ombra. Faremo un altro urbex, torneremo al sole, no? Sì, sì, vero, scusa, perché... Non siamo in luce, si vedeva proprio... Buio. Torneremo tra vent'anni. Torneremo tra vent'anni, prospettiva. Ah, e qua... Natale, mentre vola un uccello, la stellina porta auguri. E la parte esterna. E cari amici, io direi, Mauri, primi tra tutti, assolutamente primi tra tutti, incredibile, siamo arrivati al soppalco, al sottotetto, al sottotetto del Salvini dismesso. La parte del Salvini dismessa, sì, sì. Qui a Garbagnate Milanese, 30 marzo 2019. I primi urbex, io direi Mauri, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, i primi urbex che riescono a salire al soppalco tramite una scala. Sembra proprio così. Fantastico. Vediamo un attimo il soppalco e andiamo diretti alle sale operatorie. Alle sale operatorie. E quindi vediamo dei posti importantissimi.
Seguiteci cari amici. Prego Mauri, prendi la videocamera. Ah ecco, facciamo vedere Ale, io mi metto la borsa. Quello è il montacarichi del coso. Sì. Qua, guardate cari amici. Le ale. Il basto con il sottotetto. Le ale del sottotetto. Anche di qua. Sì, notare sì. Questa le parte. E benissimo Mauri, adesso è incredibile, il sottotetto è rimesso a nuovo. Rimesso a nuovo, e andiamo verso le sale operatorie. Cari amici, andiamo verso quelle che erano le sale operatorie. Ah, ecco la scala di qua, la scala. La scala Mauri, incredibile, stiamo già praticamente inciampando. Andiamo, vedete, da questa piccola scala siamo riusciti, Mauro, ad arrivare fino al sottotetto. Sì, sì, è solo la solita fretta che così faremo vedere ancora un po' di cose interessanti. Quindi, benissimo Mauro, prendimi pure. Vai. Cari amici, le sale operatorie, visitate con noi, attenzione. Luco Barto. Attenzione, ma allora, non c'è un paese. Praticamente abbiamo tutti i blocchi per le varie terapie, qua proprio nella sala operatoria. Qua anche dove c'era la luce grossa, sapete quelle luci grosse per le operazioni. Sono varie stanze di sale operatorio, quindi c'è una seconda sala operatoria. E qua Mauri, allora riprendimi mentre... E qua abbiamo vari contesti dove tenevano gli strumenti per ciò che serviva nella sala operatoria. Sì, infatti. Quindi, no. Vedete, tutto ciò che poteva occorrere nella sala operatoria. E Mauri, bene, dico, bene, qua, cari amici, dalla sala operatoria si continua. Ok. Cari amici, questo reparto era dedicato alla malattia della tubercolosi. Per curare la tubercolosi, nel 1900 i pazienti venivano messi su letti al freddo e al sole. Freddo e sole si reputava che curava la tubercolosi. E difatti abbiamo la parte esterna dove venivano adagiati i pazienti sui lettini. Un airone! E anche questa volta ce l'abbiamo fatta! Ok! Vai! Dell'Ara Gelmini di Youtuber Mauri al 30 marzo 2019, Garbagnato Milanese, il dismesso Salvini. Like! Like!